Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano, ragazzi, arriva il classico e puro vaneggio comendiano, anzi in realtà non è colpa mia, si sono aggiornate le cuffie wireless e praticamente dovevo modificare che praticamente se non c'è audio sul gioco il microfono si spegne, invece ho messo mai adesso, però il problema è che ho perso 4 partite che avevo registrato perché non c'era il commento, non avevo voglia di commentarle, peccato perché è venuta fuori una rimonta, la 3-0-3-3, negli ultimi 20 minuti, praticamente devastante. Allora, nel periodo non collegati, allora abbiamo vinto 4-0 col Siviglia in maniera perfetta e autoritaria, poi un crollo vertiginoso col Bayern Monaco 0-5, e dopo c'è il Real Betis, ragazzi, 3-0 dopo 15 minuti, disastro, schifezza, ho fatto un leggero turnover, entrano in campo i big in 20 minuti 3-3 e poi vinco con lo Sporting de Gijón 2-0. Mi dispiace ragazzi, purtroppo vi siete persi anche le bestemmie contro il Bayern 5-0, una brutta sconfitta. Infatti col Partizan sarà dura, sarà già un'impresa passare il turno. E niente raga, sugli scudi Mendieta, Echeverri che ha fatto un altro golletto, Kili Gonzalez, Clermont, insomma tutti i big. E niente, raga, mi dispiace, ripeto, per questo vaneggio, ma non è colpa mia, purtroppo è stato questo aggiornamento che praticamente delle cuffie wireless, che se è un'applicazione, un gioco, comunque non c'è l'audio, il microfono si spegne automaticamente, era segnato dopo 4 minuti, 5 minuti, quindi fai il tempo, è cominciato il video, poi non si sentiva più un cazzo. E su un gioco come Football Manager è un po' un problema. Adesso abbiamo il Villarreal, la squadra c'è, comunque stiamo andando bene, è chiaro che invece in Champions col 5-0 ci ha un po' distrutto sinceramente, però mai dire mai, insomma, il Partizan è una grande squadra, che ha impressione al Valencia, assolutamente. Adesso abbiamo no, Fiori, Diego Forlan, guardalo che bello, ciao. Perfetto, Forlan ci spaccherà il culo. Denis Suarez che è tornato dove era forte, non c'è Rubarrena, no. Aspetta. Il grande Arruabarrena, peccato. Castiglieco, bravo. Un giocatore che ama Arruabarrena perché ha fatto quel gol in un quarto, in un ottavo di Champions League, che ha battuto fuori l'Inter, è una cosa meravigliosa. Ok, raga, la formazione si sceglie da solo, vengo i titolari, per il momento Echeverri è più in forma di Pablo Aimar, che lo sto mettendo piano piano, perché come avevo spiegato nel video, purtroppo non caricato, aveva dei piccoli infortuni che comunque non riuscivano a portarlo in forma partita. Quindi piano piano. Vai. Arriviamo da secondi, Real Madrid ha perso, il Barcellona invece ha vinto. Come ho detto nel video non caricato, mi ha sorpreso questo inizio meraviglioso in campionato. E speriamo di poter continuare così. Vai. Beh ragazzi, possiamo fare bene col Valencia, cioè col Villarreal che comunque ha una buona squadra ma non ha queste leggende incredibili. Ayala, Gaetska, Zabala, bellissimo per Echeverri, Anglomà, Marione Kempes, fuori di poco. Occhio al sottomarino giallo, occhio al sottomarino giallo. Aia, mamma mia, ragazzi, Forlan è sicuramente il giocatore più pericoloso. Quanto mi piaceva Forlan, mamma mia. Aia. Inizia un po' così. Oh, l'Atletico 6 vittorie su 6, ragazzi. Gol fatti 12. Forse 0 gol subiti, vabbè, se è così, ragazzi, l'Atletico vince tutto. Domando di più. Gaetska, Zabala. Peccato. Dai Gioacchino, anche Gioacchino sempre sugli scudi, un fenomeno Gioacchino, grande acquisto. Gioacchino per il Pioco, che sta giocando meglio di Kili Gonzalez. È il Pioco! Mamma mia, il Pioco. Un Pioco veramente devastante. Non riusciamo a trovare la smarrita via del Goals. Ma il Barcellona col fatti 20 comunque, dopo 6 partite. Mario Kempes, no, ma questo è vaffanculo. Attenti. Denis Suarez era anche un mio pallino, dopo si è perso purtroppo. Si è visto poco Echeverri, ragazzi.
Dai che roba nostra, eccolo qua, Clermont. E lo chiamo così, non sarà quella la produzione, mi piace Clermont, mi gasa, Joaquin. Gioacchino, Gioacchino. Attenzione Mario Kempes, l'eroe di Argentina 78. No, non è rigore. No, non è. Cioè, sicuramente non è rigore. Andiamo al VAR. O alla VAR. Rigore non mi sembra. Speriamo di rubarla, ma la vedo un po' dura. Infatti, giusto così. Giusto così. Vai Gazzone. Che pesce! Non ci credo. Attenzione Angloma. E Ceveri non la prende. Mano. Ancora VAR. Anche questo a me non sembra rigore in presa diretta. Però se me lo dai non mi metto a piangere. Fuori area. Finisce un primo tempo un po' così. Ok, tattiche, io direi di mettere doppio cambio, Pablito. E Chili, Speedy, Gonzales. Perfetto. Vai, proviamoci. E andiamo di positiva. Non riusciamo a far male la difesa del sottomarino giallo. Vai Pablito, il pagliaccio per Mario Kempes. Il pagliaccio la perde subito, ma arriva Pellegrino che sta giocando bene, meglio di Arias, infatti l'avevo spiegato anche nel video, sta provando Pellegrino per quanto sia lento, buona attenzione, che pesce! E subito Pablito illumina per Mario Kempes. Che gol signori, mamma mia. Qua Pablito ha fatto la giocata, eh? Pablito. Gaetka che ha fatto un gollazzo contro la rimonta col Betis e subito Joaquin la premiata ditta. Beh, Aymar è entrato male in campo, doppio assist. Certo che sto Valencia mi sta sorprendendo. Se guardate un Deportivo è ottavo, c'è Macai, Tristan, Gelminia, Valeron, cioè per dire. Attenzione Bruno. Ma è roba nostra che lì Gonzales recupera i cambi, hanno portato aria fresca. Gonzales. Fuori di poco. Ma cosa ha fatto Pablito, signori? Aymar. Gioacchino. Gaizka. Mendieta per Pellegrino. Stiamo giocando come voglio, perfetto per Kili Gonzales, 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 non c'è nessuno, era Gioacchino, può metterla in mezzo per Kempes, Mendieta, Gaizka, Gaizka, peccato, Angloma, Valencia straripante, Kempes! Mamma mia che Valencia signori, bravissimo Carboni. Calcio bailado a Valencia, Kempes! Mamma mia, e Aymar terzo assist di Pablito. Mamma mia. Calcio bailado. Mettiamo Valderrama e facciamo riposare un po' Zabala.
sapete che io ho il mio credo calcistico in base alla squadra e non lo cambio, sono gli altri che devono adattarsi al mio modulo, no viceversa. Comunque siamo a 2 punti dalla vetta, ragazzi, non so come. Perché tacco il Bayer, c'è cioè Matteus, Rummenig, Müller, tutti gli altri ci hanno massacrato, però il campionato stiamo girando. Attenzione, bel gol. Peccato, speravo di fare l'ennesimo clean sheet. Ma tocco i cambi, la mette. Va bene così, così non ci montiamo la testa, va bene così. Valderrama, Clermont, Mauricio Pellegrini, Fabian Ayala e il Pagliasso che ama a pezzi il Pagliasso. Gonzales, Pablito, Clermont, Kempe, stiamo giocando un calcio sublime. Aymar! No, perfetto, finisce qua, chiudiamo a casa l'arbitro, grazie. Andiamo a casetta? Yes! Grande, grande vittoria. Adesso c'è il Partizan e abbiamo già uno spartiacque per capire se possiamo farcela vincere, a passare il primo turno. Adesso lo diamo Kempes sicuro. Ok, dopo assolutamente Pablito. E a posto. Ottimo. Ok raga, ho fatto 2 cambi, ho messo Kylian Gonzalez per Aymar e Arias per Pellegrino che è un po' stanchino. Ragazzi, adesso è chiaro che non abbiamo appello, cioè Mestalla col Partizan che è una squadra forte, dobbiamo assolutamente vincere. Milutinovic, Vasovic, già questi due li conosco e sono forti, infatti sono proprio vecchiotti però, cominciamo con l'equilibrata e speriamo. Già un dentro e fuori per il Valencia dopo un 5-0 vergognoso col Bayern, perché potevamo perdere ma in maniera più corretta. Anche l'Arsenal l'ha perso col Partizan. Aymar ancora non è, può fare solo un tempo per il momento. E il discorso è che che peccato, vai vendita intanto. Volevo la rivincita dopo il 2001 Valencia-Bayern, invece ho preso una scopola incredibile. Clermont, Echeverri. Attenzione, Angloma può fare il cross della vita. Echeverri! Il boliviano! Gli acquisti pazzi del Cume vanno a buon fine. Grandissimo boliviano. Vai Arsenal, giocano più tardi. Attenzione, questi sono forti ragazzi, tutti i serbi, slavi, squadre dell'est di Stafford sono devastanti. Ciao Kovacevic. Alta, bisillabo di felicità. Canizzaresi il pazzo. Comincia a giocare. Partizan comincia a giocare. Occio, gol. Mamma mia che giocata. L'è dura.
l'è molto dura, ragazzi. Vai Gonzales, cross, peccato, Clermont, palo! Non siamo neanche fortunati, però. Ammonito Arias, giusto. Ai ai ai, Gioacchino infortunato, questa non ci voleva, entra Epi, dovrò prendere una alla destra, comunque Epi finora non mi ha convinto, speriamo la smentita subito perché non mi ha proprio convinto per niente. L'ho messo in campo nelle partite non viste. Devo vincerla questa però. Devo mettere anche il pagliaccio. Vediamo se me la gira ancora il pagliaccio. E positiva. Vai ragazzi. 45 minuti per cercare di vincerla. E il pagliaccio, guardalo già il pagliaccio. Clermont. Porca miseria. Angloma. Zebek, attenzione che ci stanno prendendo in mezzo. Galic, aia. Molto molto male quella sconfitta, ragazzi, salutiamo la Champions, eh? Niente, cioè, c'è il campionato benissimo, in Champions una merda. Doppietta di Milutinovic, ovvio. Crediamoci, ma sarà un'impresa. Attenzione Mario Kempes, Mario Kempes, Mario Kempes, non ci credo. Brutto errore qua di Kempes. Milutinovic scatenato. Male, male, male in Champions. Zebek. Fuori gioco però questo. Era fuori gioco però questo. Dovuto sperare nella vittoria del Bayern e cercare di arrivare terzi in Europa League, non credo. Sì, sì, ci stanno surclassando adesso. Un po' difficile la Champions, ragazzi. Epi, ma che palle. Ragazzi, la Champions è leggermente dura, ma leggermente, eh. Kempes, gol di Kempes, non so come Kempes l'ha messa, ma manca poco. Vediamo se riusciamo a fare un'altra remontada. Bravo Marione, segna sempre Marione. No, un altro 3-3, un'altra rimonta, un pareggio sarebbe importante, cazzo, dai. Proviamoci, dai un colpo di culo. Siamo stanchi. Ciao, angolo per loro, ciao. Perdono anche tempo. Era giusto un pareggio però secondo me. Ayala, proviamoci. O recuperiamo palla adesso o è finita. Che ne parla il Partizan molto bene. Che squadra, ragazzi, che il Partizan. Angloma sbaglia tutto. Mamma mia.
Vuoi che la Champions sarà, cioè dobbiamo giocare per la Champions, dobbiamo fare acquisti incredibili, ovvero una squadra fenomenale. Ultimo angolo e poi andiamo a casa. Incredibile, in campionato Leoni, in Champions coglioni. Perde tempo. Peccato. Ok raga, purtroppo Gioacchino è fuori dalle 4 alle 5, 2-4 settimane. Vai. Allora mettiamo, abbiamo spostato Chili Gonzales a destra perché Epi proprio non mi convince per il momento. C'erano grossi. Io vorrei vendere Epi, Fernando e Puciades, che sono quelli diciamo che possono darmi più soldi. Adesso vediamo con la Spalmas, comunque l'Atletico ha pareggiato, quindi se vinciamo li agganciamo. Purtroppo i Champions invece proprio non esistiamo per il momento. Vai. No, ciao, carrete, vaffanculo. Vai. Partiamo già positiva, incoraggiamoli. Vediamo se riusciamo a fare l'aggancio in vetta. Purtroppo la Champions non gira, non ho niente da fare. Mi spiace perché cioè, almeno il primo turno mi è sempre stato passarlo, però se siamo scarsi, siamo scarsi. Oh, Mendieta e Clermont hanno un giorno di riposo perché sono veramente stanchi. Chiri Gonzales, rigore. Aia, Vare, Diego Ocon Arraiz. Vediamo cosa dice. Aia. Rigore. Clermont, lo devo cambiare i rigoristi. Mamma mia, bravo Clermont, però l'ha rischiata. Cerchiamo di non prenderlo subito, magari con c'è kickoff glitch. Aia, Gilberto, gol, mamma mia. Miracolo di Canizares. Dai che roba nostra, dai che roba nostra. Va bene anche l'1-0 ragazzi. In questo momento siamo al comando per differenza reti. Chili Gonzales. Chili. Kempesh fuori gioco. Fuori gioco, fuori gioco. Eh sì, purtroppo sì. Guarda come si incazzano. Affanculo. Bravo Yala. Mario Kempes. Vai Chili. Vai Speedy Gonzales. Si sente comunque a destra la mancanza di Gioacchino. Gol di Kempes, spero sia regolare questo. Mamma mia Mario Kempes, che giocatore. Si sta esaltando con il modulo cumendiano Kempes. Spero dalla prossima di poter mettere Aymar titolare, sinceramente. Leon. Bravissimo Lopez. Bravo il Piocco. Mamma mia il Piocco come l'ha recuperata.
Madonna, il Piocco Show. Attenzione, Echeverri. Echeverri! Il centrocampo è morto. Eh sì, turno di riposo la prossima. Ok. Adesso la rischiamo un po', però la squadra la vedo forte. Mettiamo Valderrama, che non è certo una pippa. E Ruben Baraka. Ok. Andiamo di equilibrata. Vediamo cosa combina Valderrama Baraka. Oddio, no, è no subito però. Calcio d'angolo, bravo Carboni sulla linea, vai il Piocco, contropiede Valenciano, contropiede Valenciano, Kempes, Lopez, per Anglomà, ah, cross non splendido di Anglomà. Echeverri, gol! Marione Kempes, grande cross di Echeverri. C'è il campionato, siamo un'altra squadra. Valderrama per Anglomà, per Echeverri, Valderrama, Echeverri, Baraka, Lopez, Lopez, Claudione, mamma mia. Valderrama al cross. Ancora Valderrama e il Pibe. Attenzione, Gilberto è tutto solo. Gilberto è tutto solo, perché? Perché Gilberto è solo, grazie. Ma com'è? Comincia a piovere alla Spalmas. Porca puttana, che gol di Guedes. Bel gol. Ho frustrato la donna, mamma mia. Vai Valderrama. Il Piocco per Kempes, Kempes, Kempes. Peccato. Ultimo cambio, Pablito e Mar che piano piano comincia a recuperare. Sto provando Pablito sia centrocampista offensivo che regista, a me piace di più da regista, però vedremo insomma. Manca un quarto d'ora, cerchiamo di andare a casa tranquilli. Ottantacinquesimo, Chili Gonzales, oh, cioè, cerchiamo di non prendere tra le due, che è pericolosa, grazie. Bravo Cani. Attenzione Ruben Baraka, Valderrama, Lopez,
Madonna, era gol. Dai, che è stanchissimo la Spalmas, anche noi, ma loro di più. Ok, fischia arbitro e siamo al comando, ragazzi, incredibile. Mentre in Champions siamo straultimi. Aia, bravo Cani. Dai, fischi, andiamo a casa. Yes! Ottima prestazione. Stupendi, stupendi, stupendi. Campus Show. Raga, che dire, un saluto del Comendone Veneziano con un campionato devastante per il momento, ma una Champions League da dimenticare. Quindi, se fai la media, una stagione buona, ma non incredibile. Raga, un saluto del Comendone Veneziano. Ciao!